Buonasera a tutti, edizione straordinaria del telegiornale. Avete visto dalla copertina, state vedendo le immagini drammatiche di quello che è successo nella notte appena trascorsa. La notizia era già arrivata dalle prime ore del mattino. Si è verificata una tragedia in una discoteca in provincia di Ancona. Nel locale un migliaio di ragazzi erano accorsi per il concerto di un noto cantante trap. Qualcuno all'interno della discoteca ha utilizzato una sostanza urticante, è stata dispersa nell'aria, si è diffuso il panico. Uggi uggi generale, il bilancio è drammatico, parla di 5 ragazzi morti ed una madre. Ci sono 12 feriti in condizioni disperate, di cui 7 veramente in lotta tra la vita e la morte, secondo le prime indagini, che si muovono su due fronti. Da un lato si indaga su chi ha spruzzato lo spray al peperoncino, probabilmente secondo alcune testimonianze potrebbe essere stata una ragazza, dall'altra sul sovraffollamento e sulle misure di sicurezza della discoteca. Tra l'altro la capienza della struttura era di 870 persone, quindi è presumibile che i biglietti venduti siano andati oltre appunto l'affollamento di questa capienza. Ovviamente si indaga a 360 gradi, sono stati diffusi i nomi delle vittime, ma noi per quanto ci riguarda non intendiamo diffonderle, non è nel nostro stile, sappiamo che sono tutte minorenni e quindi c'è necessità anche di preservarne la privacy. Tra l'altro c'è anche da dire che è stata la notizia che ha fatto il giro del mondo, dalla BBC alla CNN, passando per la Francia e arrivando fino all'India, ma credo che la regia già ha proposto in apertura di telegiornale queste immagini che vi abbiamo fatto vedere. Credo che la regia sia anche in grado di proporci la prima dichiarazione del Presidente del Consiglio Conte, che è arrivato ad Ancona qualche ora dopo la tragedia, ha incontrato i giornalisti. Ecco che cosa ha detto, sentiamolo. I figli e anche una mamma e tanti feriti, che adesso sono 7 feriti in codice rosso, ci interroga, ci costringe a intervenire prontamente per cercare di capire, ferme restando il compito della magistratura di accertare le precise responsabilità. Al potere esecutivo, all'autorità di governo spetta il compito anche di capire subito quelle che possono essere le prime ragioni a caldo di questa tragedia per prevenire che non accadano più. Questo ovviamente è il momento del partecipe pensiero, commosso pensiero per queste giovani vittime, per la mamma che è rimasta anche coinvolta, per i tanti ragazzi feriti, a loro, ai loro familiari che stanno soffrendo. Soffriamo tutti con loro, ma è evidente che è anche il momento di interrogarsi sul perché di questa tragedia. La magistratura è già al lavoro, compirà tutti gli accertamenti del caso. Però, ripeto, l'autorità di governo deve porsi da subito degli interrogativi per prevenire da domani mattina, da questa sera, che tragedie del genere non si ripetano più. Io voglio rivolgere, in questo momento non voglio assolutamente sostituirmi alla magistratura, ma voglio rivolgere anche un accorato appello al senso di responsabilità di tutti coloro che gestiscono dei luoghi pubblici, locali aperti al pubblico, destinati ad accogliere anche un certo numero di persone. Devono assolutamente adottare tutte le cautele con grande senso di responsabilità, devono considerare che in quei locali possono entrare i loro figli.
dichiarazione del Premier Conte in merito a quanto è avvenuto questa notte in questa discoteca in provincia di Ancona. Ricordiamo per quanto riguarda i precedenti, quello avvenuto, lo ricorderete, 2 anni fa a Torino in occasione della finale di Champions League in cui era impegnata la Juventus, ci fu la morte di una ragazza e il ferimento di 1.500 persone. Altri due precedenti. Il 31 agosto del 2017 a una festa politica e poi altri casi di panico scatenati da sguai urticanti si sono verificati sempre al concerto di questo trapper. È ovviamente anche noto che potrebbe esserci stata una condizione particolare o anche che di aver a cena qualcuno con questo cantante. Staremo a vedere. Comunque il dato drammatico è che ci sono 5 morti, 7 feriti in condizioni disperate, 12 ancora gravissimi, una situazione dunque, un bilancio che è probabilmente destinato ad aumentare. Noi naturalmente vi terremo costantemente informati nel corso della serata con altre edizioni straordinarie del nostro telegiornale e comunque per arrivare poi alla prima edizione della nostra informazione domani mattina alle 9. Grazie a tutti per l'ascolto e a risentirci più tardi.